Sei stufo di sentire sempre lo stesso dolore e che questo limiti in modo importante la tua vita? Sai com'è possibile risolverlo senza massaggi dolorosi o macchinari strani? Lascia che ti racconti la mia storia. Sono Luca Tapparo, dottore in fisioterapia e scienze motorie, e la mia missione è aiutare più persone possibili a stare meglio, in modo autonomo e per più tempo possibile. Nella mia esperienza di terapista mi è capitato di incontrare molte persone con dolori persistenti. Le trattavo soprattutto con metodi tradizionali, quelli che si definiscono passivi, come massaggio, mobilizzazione e TECAR. Mi accorgevo però i risultati erano buoni solo nel breve periodo. Infatti le persone tornavano puntualmente da me per altre sedute, a volte a distanza di settimane, a volte a distanza di mesi, spendendo altri soldi e altro tempo per curarsi. Poi, grazie alla mia grande passione per la psicologia e per la crescita personale, che mi ha portato a leggere tantissimi libri, ho capito una cosa. Sai cos'è in grado di accendere o spegnere il tuo dolore più di ogni altra cosa? Le convinzioni che abbiamo e di conseguenza le azioni che facciamo nella vita di tutti i giorni. Mi sono messo sotto a studiare PNL e comunicazione ed ho capito che era fondamentale imparare l'ascolto attivo. Grazie all'ascolto attivo ho cercato di comprendere le credenze delle persone riguardo alla loro problematica ed ho iniziato a lavorarci su educando le persone per cercare veramente di capire quale fosse la causa senza solo lavorare sui sintomi. Ho constatato che con questo nuovo metodo si potevano ottenere degli ottimi risultati, sostenibili nel tempo, anche su persone con problemi che duravano da anni. Ho imparato che per aumentare le probabilità di guarigione bisogna prendere in cura la persona più che la patologia, ed è per questo che oggi lavoro molto più con l'ascolto e con le parole che con le mani. Ti faccio un esempio. Un giorno si è presentata da me una paziente di nome Aurora, in lacrime, perché le era stato detto da un medico, probabilmente poco empatico, che la sua anca dimostrava 80 anni. Il problema è che lei ne aveva solo 50. Questo l'ha portata ad avere paura di muoversi, di camminare, di andare a fare una gita in montagna, insomma, di fare le cose che ha sempre amato. Non è stato semplice farle capire che la sua anca in realtà era in grado di fare tutto, serviva solo un po' di pazienza e fare le cose passo dopo passo. Fatto sta che dopo un percorso di circa un mese è tornata a fare la vita di prima, semplicemente acquisendo maggiore fiducia in se stessa e nel suo corpo. Spero di esserti stato di ispirazione a te che guardi il video. Oramai gli studi ci portano sempre più in questa direzione. Quindi immagina come possa cambiare la tua vita o il tuo problema fisico, semplicemente modificando le tue convinzioni. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e magari condividilo con degli amici. Continua a seguire questa pagina perché quotidianamente pubblicherò contenuti che approfondiscono l'argomento e che si occupano del tuo benessere psicofisico.